Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della stanza. Oggi sarà una puntata della stanza un po' particolare, poiché non sarà la solita puntata nella quale parleremo di un determinato evento storico, oppure di un qualche argomento riguardante l'attualità, ma interverranno qua con me quattro autori che hanno scritto un libro con la mia casa editrice. Questo abbiamo deciso di confezionare questa stanza appunto particolare, poiché abbiamo notato che il nostro pubblico, si è diviso in tre gruppi. Un gruppo che ci segue per quanto riguarda la rivista Il Caffè, un altro che ci segue per quanto riguarda queste dirette Twitch, e un altro che ci segue appunto per i nostri libri e per l'attività delle nostre case, della nostra casa editrice, l'Universale. Quindi abbiamo deciso di fare questa stanza in cui i quattro autori parleranno di quattro dei loro libri. Anche la settimana prossima il format sarà identico. Ora, io vorrei raccontarvi come è nata l'esperienza, la mia esperienza di editore, che è iniziata a piccoli passi nel 2015. Io nasco, come penso la maggior parte del mio pubblico sappia, come giornalista, ma verso il 2015, anzi, verso il 2013-2014, quando decisi di pubblicare un mio primo libro, feci il giro delle sette chiese cercando una casa editrice che mi pubblicasse il libro e ogni casa editrice mi chiedeva dei soldi per farlo. Quindi già lì cominciai a capire come funziona il mondo dell'editoria, un mondo in cui gli editori e le case editrici non pubblicano i libri per amore del proprio lavoro, del proprio mestiere, della cultura, ma lo fanno soltanto per guadagnarci dei soldi. Quindi, in quegli anni, 2013-2014, ho cominciato a pensare come poter io fondare una casa editrice e ricordo che un giorno, quando uscii io mi trovavo in quel periodo nella biblioteca di scienze politiche. Uscii e per strada trovai nel bidone della carta buttate all'interno tantissime tesi di laurea. Alcune bellissime, mi ricordo c'era una biografia su Gabriele D'Annunzio, bellissime tesi di geopolitica, saggi. Allora, da quel momento decisi che quella era la mia strada. E alla fine della mia ultima esperienza nel mondo del giornalismo, in cui terminò il mio contratto con il giornale per il quale scrivevo, decisi appunto di lasciare almeno per un periodo il mondo del giornalismo e di buttarmi completamente nel mondo dell'editoria, appunto servendomi delle tesi di laurea. E iniziai in quella facoltà. Andai a incontrare il professor Borzoni, che è stato mio relatore nella laurea appunto in scienze politiche, e con lui mi sono accordato che quando aveva sotto mano qualche tesi interessante, qualche ragazzo interessante, rimanemmo d'accordo che lui mi informava di questo. Poi con questi ragazzi ho cominciato piano piano. Ovviamente le tesi non venivano pubblicate, non le abbiamo pubblicate come nascevano all'università, ma le modificavamo e da queste ne abbiamo fatto davvero dei libri particolari. Difatti i nostri libri sono davvero apprezzati. Poi il professor Borzoni un giorno mi disse: Stefano, senti, io comunque non ho molto tempo per stare dietro a questa impresa, a questa avventura, comunque ti do il nome del mio collaboratore. Sentiti con lui e vedete come potete organizzarvi. E il collaboratore di professor Borzoni, che tra l'altro sarà ospite alla stanza dell'8 novembre, nella quale parleremo del Pucci di Monaco, ma non soltanto del Pucci di Monaco, parleremo di quello che ha portato al Putsch di Monaco, cioè dei difetti del trattato di Versailles che poi hanno portato all'esasperazione del nazionalismo tedesco che poi si è trasformato nel nazionalsocialismo. Vi dicevo, il collaboratore di professor Borzoni è questo signore qua. Ciao Gian. Buonasera Stefano, grazie per il signore e comunque buonasera ai nostri ascoltatori.
Cosa ti ricordi di quei periodi? Cosa vorresti aggiungere? Ma vabbè, la nostra conoscenza, io mi ricordo soprattutto due momenti. Il primo è quello, no, del primo incontro, sembra una cosa romantica, che appunto, se non sbaglio, si attesta intorno al 2015-2016, quando appunto le prime chiacchierate al telefono in cui mi hai raccontato il tuo progetto, che era un progetto ambizioso, ma comunque interessante. Perché comunque dava l'opportunità che spesso i lavori di tesi finiscono lì, cioè rimangono solamente come relazione finale. Mentre invece quegli autori che avevano intenzione, che hanno intenzione di ricamare sul proprio lavoro, quindi di rielaborarlo e presentarlo come un'opera un po' più libero, tu offrivi gratuitamente, chiaramente. A seconda del gusto, e doveva essere un lavoro che tu e i tuoi collaboratori definivate interessante, l'opportunità di vederlo pubblicato e di poter raggiungere anche una platea più ampia. Quindi quest'idea mi aveva sicuramente interessato, e se ti ricordi, portò al primo libro, che non è quello di cui parleremo tra poco, e poi, sai, anche insomma, diverse strade e anche il tempo era anche per me poco, e poi ci siamo rincontrati alla fine del 2017-2018, quando ancora, no, il progetto da una tua idea, da poche pubblicazioni, ti ho rincontrato con una casa editrice e anche con l'appoggio degli strumenti, come Amazon, come Twitch, poi questo lo racconterai meglio tu. Ti forniva già una casa editrice strutturata che aveva pubblicato decine di libri, e allora appunto io ti chiesi se ti interessava l'oggetto del secondo libro che abbiamo pubblicato con l'Universale, di cui parleremo dopo. Quindi era un progetto nato veramente così in una giornata, in un pomeriggio, che insomma dura negli anni, si è ormai sta crescendo, e che oggi abbiamo il piacere di portare anche qui su Twitch. Eh sì, infatti il mio sogno era quello, quando poi, come ho già detto prima, dopo la mia ultima esperienza giornalistica, che è terminata nel 2017, appunto noi quando ci siamo rivisti, io avevo ripreso appieno il progetto e stavo facendo soltanto l'editore, mi stavo occupando soltanto ai libri. E il mio sogno prima dell'arrivo del Covid, il mio sogno era quello appunto di girare le università d'Italia nelle quali avrei dovuto avere come referenti dei professori, quali mi avrebbero insomma, consigliato delle tesi di laurea da pubblicare, ma insomma per questo c'è tempo. Poi Però già. scusami se ti interrompo, però prima del Covid sei riuscito anche, io purtroppo ero all'estero, quindi non ho potuto Sì, essere a fare tesi, ma presente. intendi? Esatto, quindi. Sì. Stavamo anche, vabbè, ma insomma, c'è tempo ancora per farli. Poi, Gian, io ti ho chiesto di venire con me all'interno del progetto del caffè, perché io poi, per 3 anni, essendomi occupato soltanto di editoria, insomma, il mondo del giornalismo ce l'ho nel sangue, quindi abbiamo deciso di fondare questa rivista, Il Caffè, e io ti ho chiesto subito di seguirmi in questa avventura e tu hai accettato. E adesso Beh, eccoci qua. Tom. sì, appunto, nei limiti di quello che io posso offrire a questo altro progetto, Tantissimo. beh, questo. Allora, Gian, ma noi oggi non siamo qua per parlare del caffè, anche se vi invito comunque ad acquistare la copia cartacea su Amazon, la copia Kindle, come ho già detto, in altre occasioni. Non è più disponibile su Amazon, quindi non mi ripeto il motivo, non mi ripeto, non ripeto il motivo per la quale non è disponibile. Per avere la copia PDF della rivista potete riceverla soltanto abbonandovi al nostro canale Twitch. Se avete Amazon Prime, se siete abbonati ad Amazon Prime, l'abbonamento al nostro canale è gratuito. Quindi, Gian, noi ci siamo qua per parlare del tuo libro. Ora io mostro la copertina. Eccolo qua.
Gian, questo è il tuo libro. Gian, e dici cosa accadde quel 12 agosto del 2000? Beh, l'immagine d'impatto, e d'impatto fu la vicenda che vi racconto in questo libro, ossia quella del sottomarino russo K-141 Kursk, che appunto il 12 agosto del 2000 affondò al largo del mare di Barents, e nessuno dei 118 membri dell'equipaggio si salvò. Una vicenda tragica che, insomma, sui sottomarini sono strumenti di guerra, ma anche tecnologici che creano fascino e su quali gli incidenti sono sempre esistiti e molti non sono nemmeno noti o conosciuti. Più recente posso pensare che tutti abbiano letto tra il 2017 e il 2018 la vicenda del sottomarino argentino Ara San Juan, aveva popolato anche le prime pagine dei giornali, e allo stesso modo le prime pagine dei giornali caratterizzò questa vicenda, che si seppe in ritardo. Insomma, questo è spesso caratteristico di queste vicende. Ma quello che mi ha spinto a raccontare in maniera un po' più approfondita questa vicenda sono insomma, gli aspetti sia specifici di questa tragedia, ma anche i suoi significati più reconditi. Sulla vicenda, il sottomarino era impegnato appunto in un'esercitazione che era la più grande esercitazione navale dalla fine della Guerra Fredda e la più grande che la Marina russa dava avvio dai tempi sovietici, che coinvolgeva oltre 30 navi di superficie e subacquee, e sulle cause è stata poi attivata una commissione di inchiesta che ha appurato che la causa dell'affondamento è stato un malfunzionamento di un siluro a perossido di idrogeno che è detonato accidentalmente e ha decretato appunto l'affondamento del battello a soli 100 metri di profondità. Parliamo di uno dei battelli più grandi al tempo, era un sottomarino a propulsione nucleare cruise, quindi lanciamissili. Però la vicenda è interessante dal punto di vista umano, perché il sottomarino affondò la mattina alle 11:28 di sabato 12 agosto. Però di 118 dei membri dell'equipaggio 23 si salvarono perché la detonazione, l'esplosione avvenne a prua nel comparto lanciamissili. Questi 23 uomini si salvarono, tra appunto possiamo immaginare anche le condizioni, raggiungendo i compartimenti di poppa e rimasero insomma vivi, lottarono tra la vita e la morte per circa probabilmente o un giorno e mezzo, sino a quando non solo l'ossigeno terminò, ma poi si innescò una reazione chimica tra l'acqua marina che penetrava e alcuni componenti chimici che appunto saturò l'aria e morirono praticamente per asfissia. E di questo, quando il sottomarino e alcuni dei corpi vennero recuperati, abbiamo anche una testimonianza, una lettera che venne scritta. Destò appunto molto scalpore in Russia, ma anche a livello di opinione pubblica. Non vi svelo altro, vi invito ad acquistare il libro e comunque a documentarvi su questa vicenda, stando attenti, perché chiaramente sono passati ormai più di 20 anni. Molto è stato scritto, ci sono documentari, ci sono romanzi, addirittura videogiochi da ultimo. Però l'invito che posso fare sia che acquistate il libro, chiaramente, ma che possiate compiere le vostre ricerche, quello insomma, di documentarvi su questa vicenda. Sì, Gian. Allora, innanzitutto vorrei salutare La Storia per Tutti, i ragazzi fantastici con cui stiamo collaborando, e poi Federico. Allora, Gian, la storia del sottomarino è molto interessante, anche perché mi pare che, allora, innanzitutto avvenne
a 3 mesi dalla nomina di Putin come primo ministro. E poi... Presidente. E poi questo comportò anche un riscontro sul piano internazionale. Hai detto bene Stefano, e questo è stato un altro motivo che mi ha spinto a raccontare questa vicenda, un po' per deformazione, no, dico, professionale, mi occupo di storia internazionale, però soprattutto nella prima parte del libro ho cercato proprio di contestualizzare questa vicenda, perché come altri hanno scritto, la vicenda del Kursk fu una delle prime crisi interne ma anche esterne che il neoeletto il 7 maggio del 2000 Vladimir Putin dovette affrontare. Mi rendo conto che appunto dopo 20 anni, 4 mandati, sembra strano, ormai Putin viene quasi definito quasi come una variabile che non è più variabile, quasi una costante, ma allora, come lui scrisse, gli capitò, insomma, di dover affrontare la sua prima crisi nei suoi primi 100 giorni di governo. Altri hanno anche scritto che la guerra fredda o l'Unione Sovietica, in un certo senso per la marina russa ovviamente, è finita quel giorno. In realtà la vicenda appunto si presta tantissimo ad aspetti internazionali, perché creò veramente il tutto poi si svolse alla fine nel giro di 2 settimane, però inizialmente Putin diede prova ancora di non essere entrato pienamente nella dimensione, nell'essere nella pienezza del suo ruolo da questo punto di vista. Lui stesso anni dopo raccontò che per esempio compì degli errori. Lui si trovava in una dacia per passare le vacanze e non si recò subito a Murmansk, la base di partenza, dove si erano raccolte la stampa, ma soprattutto le famiglie dei marinai, che criticarono aspramente il Putin e il suo operato e la marina. Però successivamente, nella risoluzione di questa vicenda, lì diede invece prova di quello che poi abbiamo avuto modo di sperimentare, di osservare anche con una certa forza, i modi di risoluzione delle crisi in Russia, nella Russia di Putin, perché fu lui subito a spingere molto e a stanziare 130 milioni di dollari all'ora per il recupero delle salme o dei corpi, parentesi. Era chiaro un aspetto propagandistico, ma era anche una necessità militare, perché in questo modo furono recuperate le 24 testate nucleari che il sottomarino portava con sé. Ma poi anche nel follow-up finale di questa vicenda, perché questo, insomma, è giusto lo spunto della vicenda. Vi ho raccontato prima la causa ufficiale della commissione d'inchiesta, un rapporto di 133 pagine tuttora secretato, di cui sono state pubblicate solamente 4 pagine, in cui scritto nero su bianco la causa che vi ho raccontato. Ma esistono tante altre teorie, io nel libro le ho citate per dovere di cronaca, perché ritengo che allo stato attuale, nell'impossibilità di accedere agli archivi o di ricostruire i fatti anche con delle interviste ai protagonisti che non hanno quasi mai accettato di parlare liberamente, non si possa dare compimento di tutta la vicenda. Però un'altra teoria porta che la causa dell'affondamento del Kursk sia stato in seguito a una collisione con altri sottomarini. Nello specifico si pensa che operassero in quelle aree per osservare queste esercitazioni dei sottomarini americani. Sembra una spy story, lo scrivo anch'io nel libro, ma questo è anche il dovere di cronaca. Ebbene, questa teoria però merita quantomeno di essere conosciuta, perché fu sostenuta dalla stessa marina russa, dal capo della flotta del Mare del Nord, al quale il battello apparteneva, e tuttavia, quando poi la vicenda si
si concluse tra la fine del 2000, quando venne riportato anche, venne veramente riesumato il relitto del Kursk, e beh, Putin esautorò tutti coloro i quali sostennero questa teoria. L'ammiraglio Mozak, l'ammiraglio Popov, che era comandante della flotta del Nord, ma anche il vice primo ministro Klebanov, cioè tutti coloro i quali avevano dichiarato alla stampa, forse imprudentemente, che si era trattato di non di un affondamento dovuto a un malfunzionamento, ma qualcosa di diverso. Quindi osservando questa vicenda si può veramente avere uno specchio di un presidente che si trova a dover fronteggiare la sua prima crisi, però anche suggerisce come poi Putin negli anni successivi ha fatto una buona palestra da questo punto di vista nel gestire una delle crisi più difficili. Bene Gian, io il tuo libro ovviamente l'ho letto perché sono il tuo editore, invito tutti davvero ad acquistarlo perché davvero, come diceva prima Gian, sembra una spy story. Gian, vuoi aggiungere altro brevemente? No, semplicemente grazie a te Stefano, saluto gli altri autori a cui lascio la parola, che seguirò in chat. Guarda, lasci la parola adesso a Erika. A Erika, ecco. E saluto tutti voi ascoltatori. Grazie mille, grazie Stefano. Ciao Gian, grazie a te. Grazie. Ciao Erika. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Allora, io e te ci siamo conosciuti perché una mia ex collega dell'università mi ha detto: guarda che io ho conosciuto questa ragazza, ha scritto una tesi molto interessante, perché non le dai un'occhiata? Dalla tua tesi è nato questo libro, adesso sì. Il nostro alla copertina. Proprio così. Si vede? Sì? Sì. Ecco qua, ok. Erika, perché hai scelto proprio Sigismond Darquer, che per chi non lo conoscesse è definito il Giordano Bruno Sardo, poiché finì allo stesso modo come indica la copertina, e che poi voglio togliere ogni tipo di equivoco. Questi roghi non avvenivano in età medievale, come la gente solitamente pensa, ma sono avvenuti in età moderna, quindi dopo la scoperta dell'America. Erika, perché hai scelto proprio Sigismond Darquer? Sì, allora, diciamo che la nascita di questa tematica è dovuta alla mia ammirazione nei confronti di questo intellettuale sardo, che ritengo molto importante per la storia della letteratura sarda stessa. E attraverso la sua opera, Brevis Historia et Descriptio, apportò un significativo contributo, come dicevo, alla letteratura del 1500 in Sardegna, un periodo in cui la letteratura sarda, ma anche la stampa, affrontava un periodo abbastanza tormentato a causa della scarsa scolarizzazione. Sigismond Darquer è stato un personaggio da me scelto, oltre appunto per questo fatto molto importante, ma anche perché si discosta dagli altri intellettuali messi al rogo, perché appunto tratta di, attraverso il suo libro, di una mera descrizione della Sardegna, di quelle che erano, diciamo, le caratteristiche antropologiche, geografiche e storiche. Quindi si discosta da tutti quelli che sono i roghi, più legati alle superstizioni, alla stregoneria, eccetera. Sigismond Darquer, quindi, diciamo che vive, nasce a Cagliari, sua madre fu sarda, suo padre apparteneva, alla corona spagnola, era spagnolo, quindi era un nobile d'Aragona, che ebbe importanti ruoli in Sardegna, fu consigliere di Cagliari e avvocato fiscale del regno.
Nel 1544 Sigismondo Acker ricevette anche lo stato clericale, che lo portò poi a studiare a Pisa, dove nel 1547 conseguì addirittura la laurea in diritto civile e canonico, che, come sappiamo bene, a quel tempo non era sicuramente usuale per, diciamo, per personaggi dell'epoca. Subito dopo, all'incirca un anno, conseguì anche la laurea in teologia e tornò a Cagliari nel 1547, dove sosteneva in pubblico dei dibattiti che comunque interessavano argomenti teologici, che vennero ripresi anche nelle conclusiones, che furono appunto delle opere prese diciamo a studio anche di mira da parte dell'Inquisizione nell'ultima fase processuale a Toledo. Diciamo che il suo ruolo fu fondamentale per quanto riguarda anche la Sardegna, ottenne numerosi incarichi politici che comunque lo misero in contrasto con famiglie molto importanti della Sardegna come gli Aymerich. Tant'è che, diciamo, tentarono di ucciderlo, di avvelenarlo in particolare, ma ciò non andò a buon fine, così che per una serie di intrecci che poi leggerete nel libro, riuscirono a accusarlo per quanto riguarda la sua opera che scrisse a Basilea durante il suo soggiorno per Sebastian Master. Erika, è molto, io personalmente, ma penso anche i lettori, perché è un periodo molto affascinante. Io sono affascinato dal periodo, da quel periodo, dall'Inquisizione spagnola, ad esempio. Come si viveva in quegli anni? E soprattutto gli intellettuali, davvero i grandi intellettuali come Sigismondo Acker, come vivevano la censura e soprattutto, tu nel tuo libro ne parli, come veniva applicata questa censura? Sì, allora diciamo gli intellettuali, che... Erika, gli intellettuali cosa dovevano temere? Allora, gli intellettuali in questo periodo, diciamo, siamo nel periodo della Controriforma, quindi importante per l'Inquisizione spagnola è contrastare tutte le idee o tutte le, diciamo, le pubblicazioni, in questo caso, che stiano in contrasto con la religione cattolica, quindi tutti gli antichi libri prima del 1515 rimasero proibiti e condannati. Vennero ritenuti eretici tutti coloro che avevano concepito o comunque preso respirazione dalle opere di Zwingli, Lutero o Calvino. Traduzioni latine della Bibbia che non furono concesse dalla Chiesa per particolari appunto traduzioni, come dicevo, da uomini che la Chiesa non riteneva idonei, oppure la consultazione di opere pubblicate dai protestanti. Queste non potevano essere neanche lette dagli intellettuali. Tutti i libri osceni, proibiti, con scene appunto scurrili, oppure opere che potevano, diciamo, suggerire l'eresia, l'empietà o la divinazione, poi tutte quelle opere di magia, astrologia, arte divinatoria, che ovviamente erano assolutamente proibite. Quindi la sola vicinanza anche a un personaggio che poteva simpatizzare per idee luterane era sinonimo di eresia. È proprio quello che appunto accadde a Sigismondo Acker quando si recò a Basilea per comporre appunto la sua opera per Sebastian Master, proprio perché si diceva che questo grande autore fu diciamo un simpatizzante luterano, anche se poi successivamente si andò a scoprire
che fu cattolico, erano solamente dicerie dell'epoca. Sì, Erika, e poi si arriva fatalmente a quel 4 giugno 1571 a Toledo. Sì. Cosa accadde quel giorno? Come dicevo, appunto, finalmente gli Heimerich riescono a condannare Sigismondo proprio a Toledo. Il processo durò degli anni, morì proprio nel 1571, ma diciamo che l'ultima fase della sua vita fu molto particolare. Innanzitutto fu torturato, gli venne applicato una cura molto particolare che io ci tengo sempre a sottolineare, che sono i giri sul tortone. Sì, sono i giri sul tortone, dove appunto veniva messo proprio su un cavalletto appeso, nonostante il suo corpo perdesse sangue e comunque stesse molto male, gli venivano applicate altre cordicelle alle cosce e polpacci, e venivano applicati dei giri di tortone in modo tale che confessasse la verità. Quindi erano torture proprio per far sì che in qualsiasi modo il condannato, in questo caso Sigismondo, potesse dire la verità. Dopo poco subì anche la tortura chiamata tocca, che è considerata la più dura, la più atroce, che consisteva nell'apertura forzata della bocca della vittima, dove veniva infilato all'interno una striscia di tela collegata a un contenitore d'acqua che attraverso una tela inzuppata scorreva all'interno della gola del condannato. Nonostante queste torture assolutamente cruente, Sigismondo Kerr si dichiarò sempre innocente. E la cosa che a me ha colpito è che, nonostante tutte le torture subite e le ingiustizie subite, chiese perdono per i suoi uccisori, chiese perdono alla Vergine Santissima per i suoi uccisori. E questo mi ha veramente colpita, perché comunque, come sappiamo bene, la religione cristiana, in uno dei comandamenti c'è scritto proprio non uccidere, è quello che fece la Chiesa cristiana nei confronti di moltissimi, soprattutto probabili eretici. E quindi questa è, secondo me, la grande contraddizione della Chiesa, nel quale appunto dice di non uccidere, ma lei stessa a uccidere, in questo caso un innocente. Sì, Erika, Giordano Bruno in Punto di Morte disse: forse ha più paura chi emana questa sentenza di chi la riceve. Sì. Sì, perché trattandosi di persone appunto, come dicevo, innocenti, non dovevano temere di nulla, veramente. Certo, Erika, molto interessante, davvero molto. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma diciamo che voglio innanzitutto ringraziarti per questa opportunità, perché come dicevi all'inizio è nato tutto così un po' per caso. Io sono molto contenta e soddisfatta di questa esperienza, anche della tua conoscenza. E nulla, un enorme grazie. La nostra collaborazione continua, perché tu... Sì, certo. Ora, di cosa ti stai occupando? Mi sto occupando un po' dei social dell'editore, dell'Universale Editore, del caffè, sì. Quindi qualcosa. Bene, ora faccio entrare. Ciao Michele. Ciao, buonasera a tutti. Quindi Erika, ci salutiamo. Grazie. E a prestissimo. Grazie, buona serata e buona fortuna Michele per la sua presentazione. Ciao. 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 Ciao Michele, allora. Ciao. Va? Bene, bene. Io e te, ex vecchi colleghi,
Amici, sì, dai, sì. Non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito, vai, no, no. Partiamo. Allora, vediamo qui. Questo è il tuo libro. Eccolo qua. Libro ambizioso, eh? Storia dei papi, da Pio IX, Francesco. Pio IX, poi noi della stanza siamo affezionati a Pio IX, perché quando venne qua in stanza da me, il professor Luciano Marrucu, parlammo della breccia di Porta Pia, era il 20 settembre, e quindi parlammo giustamente di Pio IX, che è stato... Sì. Tu cominci appunto parlando con Pio IX. Parliamo di Pio IX, Michele, ti va bene? Vorrei assolutamente. Vorrei parlare ancora di lui, vorrei parlare di questo Papa che è stato sfortunatissimo, perché lo ripeto, quando Papa Pio IX è stato eletto, tutti l'hanno salutato come il Papa della... Il Papa della liberazione italiana, sì. Il Papa delle grandi illusioni. Esatto, sì, il Papa delle grandi illusioni, però sotto Pio IX c'è stata davvero l'unità sì. D'Italia. E infatti gli uomini di Raffaele Cadorna entrarono nello Stato del Vaticano e costrinsero appunto Pio IX a cedere Roma ai Savoia. Sì. Però Michele, dici tu, parlaci di Pio IX. Ma, come hai detto bene tu, Papa delle grandi illusioni, io l'ho definito l'ultimo Papa re, chiaramente, perché è stato l'ultimo Papa, certo. Che aveva anche, possedeva anche un potere temporale reale, quello di oggi chiaramente non si può certamente paragonare a quello di allora. È stato un personaggio, credo, fondamentale per l'unità d'Italia. Lo è stato in negativo, probabilmente, perché non è certamente ricordato, come hai detto bene tu, in maniera benevola. Però io credo che sia stato veramente il Papa delle grandi illusioni, perché in realtà... lui è stato una persona molto coerente, ma coerente con i propri vizi e con le proprie virtù, nel senso che lui era una persona che amava essere amata, amava il potere, amava essere circondata dalle grandi folle. Questo è uno dei motivi principali, tra l'altro, per il quale verrà anche convocato il Concilio Vaticano I, che aveva come unico scopo quello di sancire il dogma dell'infallibilità papale. Però era un uomo che, come tutti gli uomini, non poteva rinunciare al suo potere temporale, perché voleva dire perdere del potere e perdere la sua posizione all'interno di quello che era il mondo europeo dell'epoca. E quindi quando viene eletto, come hai detto bene tu, si fa un grande chiasso, la sua carrozza, quando lui andava in carrozza, staccavano i cavalli dalla carrozza e il popolo trainava la carrozza, proprio per simboleggiare le speranze, le grandi idee che il popolo aveva costruito intorno a lui. Però in realtà lui era una persona che poi alla fine... aveva come unico obiettivo quello di conservare il proprio potere, il proprio ruolo. E quindi quando nel 48 poi succede tutto quello che sappiamo, con la prima guerra d'indipendenza, con la cacciata di alcuni sovrani, la sua fuga a Gaeta, in realtà in quel momento si capisce solamente chi era realmente, cioè era una persona che non poteva accettare di fare guerra, di poter partecipare alla guerra contro l'Austria, perché sapeva che sia che avesse vinto avessero vinto i Savoia, sia che avesse vinto l'Austria, lui il suo potere ne sarebbe stato minato. Quindi l'unica possibilità che aveva era quella di rimanere neutrale, come poi anche dal punto di vista religioso doveva fare, perché lui era comunque il padre di tutti. E quindi credo che si siano prese molti abbagli su di lui.
però è una figura centrale, perché se lui non si fosse ostinatamente comportato in questo modo, i Savoia non avrebbero eroso tutti quei suoi territori, non avrebbero potuto compiere quel progetto che inizialmente era solamente una bozza, ma poi piano piano è diventato l'Unità d'Italia, che si è conclusa nel 70. E voglio anche aggiungere un'altra cosa: quando lui nel 70 si rinchiude nei Sacri Palazzi a San Pietro, credo che quello sia stata la cosa peggiore che gli sia potuta capitare, nel momento in cui lui non ha potuto più essere quello che era stato fino a quel momento, cioè al centro del al centro di tutto. E tra l'altro lui deve anche rinunciare alle sue vacanze al mare che faceva solitamente durante l'estate. Certo, certo. Poi Michele, dopo Pio IX, il quale, come abbiamo visto, ha dovuto affrontare per la Chiesa il difficilissimo processo del Risorgimento, un altro Papa dovrà affrontare un altro terribile evento, che è la Grande Guerra. E quel Papa era Benedetto XV. Come ha reagito il Papa di fronte a quelle atrocità? Di fronte alla prima, loro non lo sapevano ancora, noi lo sappiamo che poi qualche anno più tardi scoppierà la Seconda Guerra Mondiale, loro non lo sapevano, ma come reagì il Papa di fronte a quella tragedia? Beh, diciamo che lui venne eletto pochissimi giorni dopo lo scoppio della guerra, credo forse un mese dopo. Prima di lui era stato Papa Pio X, di cui non c'è un buon ricordo dal punto di vista storiografico. È un Papa Pio X che aveva rotto un po' con tutti i paesi europei. E quindi al momento della elezione, Benedetto XV si trova isolato da un punto di vista diplomatico. Non ha alcun rapporto col governo italiano, proprio per quello che era successo con Pio IX, e viene visto con sospetto anche dagli alleati dell'Italia, che vedevano in lui un possibile sostenitore dell'Austria cattolica. Però lui, durante il suo pontificato, durante gli anni della guerra, si fa portatore di diverse proposte di pace, che sono anche molto dettagliate. Uno degli elementi era, per esempio, la rinuncia ai territori conquistati fino a quel momento. Quindi si doveva tornare a uno status quo, 1914. Cosa che l'Austria e la Germania, l'impero tedesco, non potevano assolutamente accettare. Quindi anche da parte loro c'era una chiusura netta nei confronti delle proposte del Papa. Dove invece lui trova consenso, soprattutto dopo che pronuncia le famose parole l'inutile strage per definire la Grande Guerra, è nelle masse. Le masse popolari, che fin da subito erano contro, nonostante tutte quelle immagini che ci fanno vedere le folle plaudenti intorno ai soldati che partono al fronte, in realtà le grandi masse erano contrarie alla guerra, perché sapevano benissimo cosa avrebbe fatto. E man mano che la guerra va avanti, la contrarietà poteva solo aumentare. E quindi rispetto alle masse lui trova grandi consensi. E infatti l'importanza di questo Papa sta proprio da questo punto di vista. Si riesce a riallacciare un rapporto con le masse, e riesce a portare veramente la Chiesa nel Novecento, e a lui si dovrà anche tutta l'inizio di tutte quelle politiche di concordati che poi faranno la fortuna di Pio XI, e sotto Benedetto XV abbiamo anche i primi contatti veri con il governo italiano per cercare di arrivare a un concordato. C'era stato, è vero, il patto Gentiloni qualche anno prima con Pio X, però era qualcosa di più legato al momento, cioè alle elezioni, e quindi non era un progetto
più ampio. Mentre con Benedetto XV abbiamo veramente una ripartenza della Chiesa dal punto di vista diplomatico. Sì, poi facciamo un salto un po' in avanti perché il tempo sta quasi per terminare. Allora, tragica per l'Italia e l'Europa, si avvicina tragicamente il 1939, Papa è in quell'anno Achille Ratti, Pio XI, il quale muore nel febbraio del 39, muore poco prima, non riuscì a pronunciare un discorso contro il nazismo dei tedeschi e di Hitler. E al suo posto viene fatto Papa Eugenio Pacelli, Papa Pio XII. Pio XII invece, a differenza di Benedetto XV, come affrontò la guerra? Solo che qua non c'è soltanto una guerra mondiale come quella del 14-18, che per gli italiani è 15-18. Qua c'è anche la Shoah, ci sono più componenti, è molto più tragico quell'evento. Come reagisce il Papa, come reagisce la Chiesa? Diciamo che bisogna scindere le due cose. La Chiesa reagisce in un modo, il Papa reagisce in un'altra. Anche se poi in realtà le due cose sono collegate. Però il dramma di Pio XII è quello di essere un uomo che viene dalla diplomazia. Lui era stato il segretario di Stato di Pio XI, era stato nunzio in Germania. E quando lui si trova a dover pronunciare delle parole di condanna della guerra, di condanna di quello che sta succedendo in particolare nell'est Europa e che vede coinvolti soprattutto gli ebrei, lo fa con parole che sono incomprensibili, perché utilizza un linguaggio che è il suo, è il linguaggio diplomatico, della diplomazia. E quindi quando noi ci riferiamo ai silenzi, ai rumorosi silenzi di Pio XII, ci riferiamo soprattutto a questo, cioè alle incapacità da parte di questo Papa di dare una condanna netta, dura, ferma di quello che stava succedendo nell'est Europa, e del quale lui era informato, perché dalla Polonia arrivavano dei rapporti anche molto dettagliati di quello che stava avvenendo. È molto difficile, io ho cercato di non dare giudizi, ho fornito una serie di motivazioni nel libro per cercare di spiegare questo suo comportamento. E certamente vi era in lui la paura. Lui era il Papa, ma era a Roma, era nella capitale di uno Stato alleato della Germania nazista, quindi non aveva una reale libertà di parola. E quando poi Roma viene occupata dai tedeschi, dopo l'8 settembre, la situazione si fa per lui ancora molto più difficile, e lui si trova realmente isolato dal mondo. E questi sono tutti elementi che vanno tenuti presente, oltre poi ad altre cose, come per esempio il fatto che comunque all'interno della Chiesa ci fosse ci fossero degli elementi antisemiti, legati alla tradizione che vedeva, inquadrava gli ebrei come coloro che avevano ucciso Cristo, quindi queste tradizioni continuano ad esserci. E poi ci sono tutta un'altra serie di motivazioni politiche, appunto diplomatiche, come ho detto prima, la paura che ci fossero delle ripercussioni sui cattolici in Germania, ma poi anche in Italia. E quindi da questo punto di vista la figura di Pio XII è molto controversa, e posso aggiungere anche che poi fanno molto discutere i suoi comportamenti durante, per esempio, le giornate in cui avviene
la deportazione degli ebrei di Roma, nella giornata in cui avviene l'eccidio delle fosse ardeatine. C'è poi tutto un silenzio che riguarda il comportamento di Monsignor Tiso, che era il primo ministro slovacco, filonazista, gli Ustascia in Croazia. L'uccisione di centinaia di preti, suore in Polonia. Quindi su tutti questi punti non c'è stato un comportamento da parte di Pio XII come sarebbe stato utile che fosse. Però ci sono è un discorso veramente molto 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 complesso che poi è anche il riflesso della persona, perché comunque si tratta di un personaggio con una storia molto 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 complicata, che spieghi benissimo il tuo libro. Sì. E l'ultima cosa, poi l'anticomunismo, il fatto che lui fosse principalmente un anticomunista, e il nazismo da un certo punto di vista era anche un freno al comunismo sovietico. Quindi ci sono veramente tanti 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 elementi sui quali si potrebbe discutere per ore. Certo, Michele, poi il tuo libro finisce con Papa Francesco, quindi oggi siamo arrivati a Pio XII, quindi 1900, sì. Fino alla Seconda Guerra Mondiale. Sì, poi, Guerra Mondiale. Lunedì prossimo parleremo anche degli altri papi che sono avvenuti per quanto riguarda l'Italia in età repubblicana. Vuoi aggiungere qualcosa? No, ti volevo solamente ringraziare per questo. Anche per tu, mi state ringraziando tutti. Ma perché sai, non è facile trovare una persona che ti dà l'opportunità di poter scrivere un libro come questo, di pubblicarlo. Poi mi hai dato anche dei consigli importanti e quindi ti ringrazio. E mi permetto anche di rubarti un secondo per ringraziare Jessica Friedrich, che è stata l'autrice della copertina, che è una parte importante del libro. Certo. Adesso Michele, poi tanto io e te ci rivediamo lunedì prossimo qua in stanza, ti faccio vedere un signore che la Seconda Guerra Mondiale l'ha vissuta, vero Giovanni? Sì, ma l'ho vissuta... Quando eri bambino, ovviamente. Troppo giovane, poi non sono un storico di storia contemporanea o moderna. Sono un testimone di alcune cose percepite da un bambino di 5 anni al massimo. Nel 44 avevo 5 anni. Allora, Michele, io ti saluto e passo. Ciao Giovanni. Ciao Michele. Ciao. Lunedì. Allora, ciao Giovanni, finalmente siamo in stanza io e te. Ciao Stefano. Ma tu mi sopravvaluti, perché io non sono uno storico, io sono stato un divulgatore di storia anche, ma di storia antica, di preistoria, di tutte queste cose qui. Più che... Sì, Giovanni, quante volte siamo stati al telefono, io e te abbiamo cominciato a parlare di Medioevo, sì. Di Carlo Magno, e l'abbiamo finita dopo 2 ore a parlare di fascismo, quindi permettimi di dirti che sei più storico tu di molti altri storici. Allora, innanzitutto io mostro la copertina del tuo libro. Sì. Di uno dei tuoi libri, sì, che hai pubblicato, perché ne hai pubblicato diversi con me. Mm-hmm. Eccolo qua. Sì. Giovanni, questa è la copertina del tuo libro. Tu, possiamo dirlo, sei un classe 1939. Sì, preciso, aprile 39. Quindi, aprile 39, quindi quando terminò la Seconda Guerra Mondiale tu avevi appena compiuto 6 anni. Sì. Cosa ti dico? Eri piccolissimo, lo so, è una domanda che forse potrebbe essere... No, ma le cose si sentono in famiglia, e io ho avuto la fortuna di avere... Questo sei tu, tra l'altro, no? Questo signore chi è? Questo signore è mio padre. Ecco, perché la copertina non è a caso, cioè questo sei davvero tu con tuo padre. Questo che anno era questo? Sì. 44, giusto? Questo qui, no, questo è il 42. 42. Quindi avevi 3 anni. Ok, vai Giovanni, sì, raccontaci pure. No, io appunto sono nato in una famiglia di contadini, proprio mezzadri. E mio padre non ha mai preso una zappa in mano, eccetto quando finì la guerra.
aiutò suo nonno a bangare un campo, ma non ha mai, non aveva mai, cioè durante la guerra, no, durante il fascismo è stato o militare, a fare la come si chiama, il servizio militare, e poi dopo la guerra. Quindi sono stati 7 anni che lui si è occupato di militare, insomma, ecco. Giovanni, scusami, alla luce di quello che sta avvenendo oggi, no, che molti parlano di fascismo, ecco, mancanza di libertà, eccetera, tu eri piccolissimo, ripeto, me ne rendo conto, ma si sentiva a casa vostra la mancanza di libertà? E cos'era la libertà per un bambino che aveva 5-6 anni? Oh, più che altro era quello che davamo noi, il bullismo, perché io considero il fascismo una forma di bullismo portata proprio a regola di comportamento, no? Perché sì, sì, i fascisti erano bulli. Insomma, tutte le persone che loro sospettavano che non fossero d'accordo venivano bullizzati, certo, venivano offesi, si ispiravano schiaffi alle persone più anziane anche. E sempre in gruppo poi, eh? Infatti si chiama squadrismo per quello, non si chiamava individuale, era proprio squadrismo. Io sentivo dire che hanno fatto bere l'olio di ricino a uno, a tale o tal'altro, le hanno tirato uno schiaffo a mio zio perché diceva una parola comica, insomma, più che altro, no? Insomma, era un bullismo continuo. Ecco, questo si percepiva. Anche la maestra di scuola, quando io ho avuto fortuna di avere una madre che era molto dotata, anche se era una contadina, perché la sua mansione è quella di tagliare l'erba per i conigli, no? I campi. Però aveva uno spirito di artista, quindi mi insegnava a disegnare e volle insegnarmi a leggere il più presto possibile. Quindi a 3 anni dicono che io sapevo leggere. Sapevo leggere e poi sapevo anche scrivere. E quando sono andato a scuola, nel 1945, sono andato in seconda classe, perché appunto sono andato in seconda classe, perché la prima non c'era bisogno, sapevo già leggere e scrivere. E quindi poi durante la guerra si sentivano queste cose, anche se io non le vivevo tutte quando ero piccolissimo, no? Mettiamo nel 40, 41, 42. Ricordo però nel 42 quando mio zio, il fratello di mia madre, venne in licenza dalla guerra in Africa, e mi prese in braccio, mi mise a sedere su un ginocchio, mi disse, e diceva a mia madre, perché lui era stato indottrinato, no? Per andare in Africa erano tutti indottrinati, quindi anche se le famiglie erano tutte di tendenza socialista, e lui era, credeva nella guerra, insomma. Era nella divisione Folgore e morì, fu ucciso dagli inglesi appunto nel 1942. Era venuto a casa e aveva chiesto a mia madre di farmi crescere come un uomo. Cosa voleva dire? Nel senso fascista, un duro, insomma. E io invece ero un morbido. E quando mio padre tornò a casa invece dopo l'8 settembre del 43, tornò a casa e cominciò ad aiutare mio nonno con la zappa, con la vanga, eccetera, di campo, no? Era un giardino il nostro, era un fiume, era circondato l'Arno, il fiume prima di Firenze, fa una curva, no? E dentro questa curva c'era questo campo, 7 ettari di frutteto e oliveto. Era bellissimo. Avevamo i garage con il carro, c'era i calesse per andare in città, con l'automobile, no? Col cavallino, eccetera. Sì, sì. Poi c'era il carro con il quale mio nonno portava la frutta al mercato di Firenze. Tutte le mattine, no? Nella stagione fruttifera, insomma. E io mi ricordo di essere andato col cavallo, col calesse all'ospedale, anche quando mi fece l'operazione delle tonsille e cose del genere. Insomma, ricordo
i discorsi che facevano in famiglia, che mia madre, quando parlava di Mussolini, se si accennava al capo di Stato Mussolini, non diceva, diceva quel bischero. Il bischero, sai cosa vuol dire a Firenze, no? Sì, 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 certo. Sì, sì. E quindi era anche rischioso se qualcuno magari faceva spia che questa donna chiamava quello imbecille, no? Era anche pericoloso, ma comunque eravamo ben visti da tutti, la gente intorno a noi, i nostri vicini di casa, quella foto con mio padre e io e mio padre, di fronte a una villa, una grande villa fiorentina, che adesso è un albergo a 5 stelle, era abitata da un signore inglese che faceva di mestiere l'antiquario. E questi qui erano amici, no? C'erano queste donne, mi ricordo, che mi prendevano in braccio, mi portavano dentro la villa e mi leggevano, traducendolo in italiano, il libro della giungla, per esempio, no? O altre cose, insomma, cercavano di... Allora io sono cresciuto in questo ambiente inglese, no? Così. E poi nel 42 questi inglesi furono buttati fuori, dovettero lasciare la villa così com'era, perché portarono via solo le cose che potevano mettere in una valigia ognuno, no? Quindi furono mandati alla stazione di Firenze e via in Inghilterra. La villa, devo dire, è una cosa tristissima, ma io mi ricordo la gente del villaggio, che non dirò di che villaggio si tratta, ma insomma, derubò, cioè, razziò tutta la villa. Toglievano perfino le piastrelle dalle stanze per vedere se c'era qualcosa sotto, perché uno aveva trovato un orologio d'oro sotto una mattonella nella stanza. Poi buttarono all'aria tutte le aiuole del giardino, perché dentro un'aiola avevano trovato del cristallo di Boemia, no? Nascosto nel sottoterra. Poi avevano, diciamo, danneggiato la cappella mortuaria, e prendendo a calci le scatole delle ceneri dei morti di questa famiglia, le ha prese a calci e sbattute via lo zinco, queste scatole. Ricordo queste scatole di zinco. Poi diventò una cosa, questa grande villa diventò una cosa spettrale. Avevamo paura dei fantasmi, avevamo di notte, no? Così, perché c'erano tutte queste cose, specialmente queste casse da morto prese a calci, insomma. Era difficile non essere fascisti, era complicato, perché allora io perdono tutta la gente lì che erano tutti fascisti, cioè non c'era uno che non fosse dalla parte del governo, anzi dicevano, anche andando dal macellaio al negozio, sai, il negozio del macellaio, il negozio degli alimentari, sentivo quello che dicevano le gente, no? Dicevano, per esempio, che gli inglesi sono tutti omosessuali, quindi li vinciamo subito, no? L'Inghilterra è la perfida Albion, questa perfidia io non la vedevo nei nostri vicini di casa. I vicini di casa ci regalavano anche dei mobili di valore, anche avevamo un bel divano, no? Che roba i contadini non avevano. Avevamo dei quadri attaccati al muro, delle stoffe, dei drappi di seta, delle cose così, ci davano queste cose e noi le apprezzavamo. Poi io passavo il tempo a disegnare o a fare figurine con la creta del campo, facevo figurine, cose, quindi modellavo, c'era già lo spirito dell'artista. Senti Giovanni, ti vorrei chiedere, allora tu stavi a Firenze durante la Seconda Guerra Mondiale. Sì, era 5 chilometri dal Duomo. E Firenze è stata liberata nell'agosto del 44. Sì, sì. Ti ricordi qualche avvenimento bellico? Certo. Hai assistito a qualcosa? Oppure, se non hai assistito, qual è stato il momento in cui sei stato più vicino alla guerra? Gli aeroplani che volavano sopra la testa, gli aerei, le contraerei che sparavano, questi aerei, no? C'erano tutte le nuvolette di fumo attorno all'aereo che viaggiava così.
Poi incominciarono a passare, quando si avvicinava ai fronti, appunto, e l'intenzione della Quinta Armata era quella di creare un ponte di barche proprio attraverso il nostro campo, attraverso i nostri 7 ettari. Allora incominciarono a tagliare la strada per scendere sul fiume, perché la strada che andava giù dritta verso nord andava, era più alta del livello dell'acqua. Allora tagliarono, c'erano queste macchine che tagliavano una strada dal campo per scendere nel fiume, che era in margine al campo. E qui appunto, durante il periodo lì, c'erano tutti questi soldati, soprattutto mi ricordo molto gli indiani con i turbanti, no? Dell'esercito britannico, no? Poi sì. Mi ricordo dell'esercito, i francesi, no? C'erano i marocchini, che erano pericolosi perché i marocchini danno fastidio alle donne, no? C'era un marocchino che voleva fare il cambio di portafoglio con mio zio. Fece il cambio di portafoglio, naturalmente mio zio aveva 1000 lire nel portafoglio, l'altro non c'era niente, era un portafoglio che non valeva niente. Questi scherzi qui me li ricordo, perché sono cose che poi mio zio raccontava sempre, continuamente. Poi quando, sì, prima che venisse fuori, prima del passaggio della guerra, mio nonno aveva fatto una grande buca in un campo, aveva sepolto degli orci di terracotta, dei contenitori molto grandi, per metterci dentro prosciutti, salami, tutte derrate così, che, prevedendo poi che sarebbe andata male le cose. Poi a un certo punto incominciarono a fischiare i proiettili sopra la testa, che sparavano. Man mano che il fronte avanzava, sparava in avanti per far pulito, e i tedeschi si fuggivano, no? Ma prima che i tedeschi fuggissero, quando erano in stanza a Firenze, insomma, c'era un tedesco che veniva, diceva mia zia giovane, no? E questo qui si stava dietro, faceva la corte a mia zia, insomma, veniva a casa, veniva a tavola con noi, e noi rispettosamente l'accettavamo, perché non si poteva non accettare. Nella villa, dopo che andarono via i proprietari, c'erano dei prigionieri jugoslavi, mi ricordo, che erano persone molto civili, molto bravi, insomma. E questo tedesco mi insegnava a disegnare, mi dava proprio delle regole di come si fa un volto, di come si fa, come si può fare il ritratto di una persona. Bisogna mettere gli occhi in pari così, eccetera, le proporzioni tra naso, bocca, occhi, eccetera. E mi lasciò una valigia, quando lui se ne andò, poi cambiare le cose. E lui mi lasciò una valigia di legno, con dentro tutta l'attrezzatura per disegnare, la riga, le matite, tutte cose interessanti, perché voleva disegnare le gomme da cancellare, carte da disegnare, e anche oggetti tipo una bussola militare, no? Queste cose qui. E questi se ne andarono, e arrivò l'armata, insomma, in base nel nostro campo, si accamparono tutti lì, e noi avevamo una casa che era fatta come un castello, c'era un portone e un cortile, quindi si apriva un portone, si entrava nel cortile, intorno a questo cortile c'erano gli edifici, l'abitazione, le stalle, le cose, i magazzini, eccetera. Quindi entravano tutti dentro, e lì c'era una fontana dentro il cortile, dove c'era un vivaio pieno d'acqua, no? Allora mi ricordo che questi indiani si lavavano, si sfidocchiavano, si dice, sfasciandosi la testa, cose, si lavavano e poi si rifacciavano la testa, insomma, queste cose qui. E era, noi andavamo anche a mangiare, ad esempio, perché cosa avevamo noi non abbiamo patito mai la fame, perché nella pianura fiorentina non c'era povertà, la povertà dei contadini. Infatti i contadini erano poveri solo dove i terreni, dove erano poveri anche i padroni del terreno.
perché dove il terreno era povero, tutti erano poveri, sia i padroni che i contadini. Ma era una collaborazione a Mezzadia, era che l'hanno piaceva ai comuni a Mezzadia, perché i contadini non si potevano indottrinare, i contadini non si potevano indottrinare, erano persone sagge, perché se non fossero stati saggi sarebbero morti di fame, no? Erano persone che sapevano, conoscevano la natura, conoscevano anche la, anche la, anche lo spirito, il carattere delle persone. Erano cosa che oggi è scomparsa. Oggi non, nessuno riesce a più a giudicare una persona dallo sguardo, dai movimenti che fa. Erano, diciamo, anche psicologi. Per cui loro, io non ho mai avuto sentore di essere servi di un padrone. Era il padrone della terra, ma noi eravamo il padrone del sapere, degli attrezzi, degli attrezzi per lavorare. Quando io riuscii a spiegare ai marxisti, spiegai che gli strumenti del lavoro erano dei contadini, appartenevano ai contadini, al padrone apparteneva solo la terra, mentre invece se uno va in fabbrica non è padrone di nulla, no? Certo, Giovanni, guarda, di questo potremmo fare una puntata intera. Siccome sì. Siamo in chiusura, Giovanni. Vuoi dire brevemente, in un minuto, per aggiungere qualcosa? Sì, volevo dire che vennero dei cosiddetti fascisti a uccidere mio padre, perché lui si esprimeva, diceva: noi perdiamo la guerra perché abbiamo torto e non abbiamo neanche le armi per potersi difendere. Erano in parecchi che lo dicevano. Allora, ma vennero, mi ricordo, c'era, quando eravamo nel campo, mio nonno e mio padre, arrivano due loschi figuri, uno si chiamava Landru, addirittura di soprannome, un delinquente non noto. Uno aveva un coltello e uno aveva una pistola. E disse a mio padre: bacia tuo figlio e scavati la fossa perché tu sei un uomo morto. A quel punto scattarono due cazzotti, uno per uno, a queste persone, e caddero per terra con la bocca piena di sangue, tutti e due. Che poi dopo un po' si rialzarono, lasciarono la pistola nel campo così, perché non andavano neanche, e scapparono via questi due, no? E quello per me fu una... mio padre era diventato l'eroe proprio, no? Perché vedere quella canzone era una cosa molto cruenta, molto brutta da vedere. Io ero abituato però a vedere tanti morti, perché ho visto morti per strada, morti fucilati, uccisi per la strada così. E poi ho visto anche i comunisti, quelli che si dicevano essere comunisti, che poco prima erano fascisti, andavano a far vendetta, no? Contro quelli che li avevano trattati male, no? Certo. Quindi mia madre sentivo che diceva: sai che hanno spregiato? Diceva, aveva acchiappato qualcuno e l'avevano picchiato a morte, no? Che ha spregiato, diceva. Certo. Ricordo queste cose vivamente proprio. Giovanni, io ti ringrazio per questo bellissimo racconto che ci hai donato, a nome mio e a nome degli spettatori. Ti saluto, perché tu hai scritto diversi libri, mi pare che siano tre o quattro libri, premio a casa editrice, quindi tornerai sicuramente a parlare, oltre al tuo format Pathfinder, che ora è in stand-by, ma riprenderà presto. Queste cose le ho scritte anche per esteso proprio, no? Sì. E anche l'esperienza di dopoguerra, sì. Giovanni, io ti saluto e saluto tutti gli spettatori, e grazie. Vi do appuntamento a lunedì prossimo qua sulla stanza.